The assembly will hear statements by His Excellency Matteo Renzi, Prime Minister of the Republic of Italy. I have great pleasure in welcoming the Prime Minister of the Republic of Italy, His Excellency Matteo Renzi. I invite him to address the assembly, Your Excellency. Grazie. Grazie signora presidente. Saluto questo alto consesso e Confesso la mia emozione. Questi luoghi sono, per chi non ci ha mai parlato, ancora dei luoghi di straordinario fascino. Probabilmente chi invece è abituato a frequentare queste stanze le considera ormai un luogo già visto. Ma per chi come me vi entra per la prima volta è fortissima l'emozione. Di essere nei luoghi in cui ha ancora un senso poter costruire un orizzonte di diritti, di rispetto, di libertà, di pace. Avverto l'emozione di parlare di futuro in un luogo in cui un grande segretario generale delle Nazioni Unite, Dag Hammarskjöld, ebbe la forza, la visione, l'intuizione di disegnare un mondo diverso. E per chi come noi è cresciuto con quel modello, la frase al passato grazie, al futuro sì, che Dag Hammarskjöld annotò nei suoi diari, è qualcosa di più di un programma politico. È l'idea stessa di una definizione della politica. Eppure oggi il futuro sembra una minaccia, il futuro fa paura. Il futuro non è più considerato come una promessa. Noi dobbiamo, vogliamo, crediamo che sia possibile tornare a questa idea di domani. È il sogno delle Nazioni Unite, quello di tornare a preservare le generazioni future dagli orrori della guerra. Oggi però dobbiamo avere il coraggio di dire che anche guardando alla storia di questa organizzazione, gli errori fatti nel passato non possono essere cancellati. L'anno che si apre. È un anno nel quale ricorderemo il ventesimo anniversario di ciò che accadde a Srebrenica, dove le istituzioni internazionali restarono silenti di fronte a uno dei più grandi massacri, a un genocidio che ancora oggi non trova giustificazione. Ecco perché abbiamo bisogno di ridirci qui adesso che è il tempo in cui la politica torni a individuare un futuro fatto di speranza. La mia generazione è cresciuta sentendosi dire che era finita la storia, che il secolo appena trascorso era un secolo breve, dove avevamo già visto tutto. Non è finita la storia. Non è stato breve il secolo che ci siamo lasciati alle spalle e oggi c'è bisogno di dire che la via d'uscita della politica è l'unica soluzione per impedire l'emorragia di sangue che sta causando tanti troppi lutti nel Mediterraneo e in Medio Oriente, in Ucraina e in tante regioni africane. L'Italia, per la sua centralità, ha voglia, desiderio e bisogno di esprimere un ruolo più forte all'interno del Mediterraneo. L'Italia che ha regalato al mondo l'immagine della città e della piazza, intesa come aggregazione aperta alla comunità, non può tacere oggi la trasformazione del Mediterraneo, che dovrebbe essere il cuore dell'Europa, che dovrebbe essere la piazza del dialogo e del confronto e che troppo spesso si trasforma in un cimitero. Mi presento in questa Assemblea, un anno dopo che il Governo italiano ha lanciato una importante operazione, chiamata Mare Nostrum. Grazie a questa operazione, mi presento a questa Assemblea potendo dire che le donne e gli uomini della Marina italiana e del volontariato italiano hanno salvato 80.000 vite umane, 80.000 persone che potranno diventare medici musicisti, operai, 80.000 persone che sono state strappate dal Mediterraneo come cimitero, grazie a un'operazione che rivendichiamo, ma che non può essere oggi lasciata soltanto all'Italia. Abbiamo bisogno di dire con forza che l'intervento nell'area del Mediterraneo è un intervento strategico per la comunità internazionale, che non può essere lasciato soltanto a una singola forza. E nel dire questo abbiamo bisogno di dire che la priorità di quell'area oggi è la Libia, è il nostro amico popolo libico che sta vivendo la sofferenza di una stagione di transizione che sembra non finire mai. Siamo impegnati perché si possa evitare la sottovalutazione di un focolaio nel cuore del Mediterraneo che potrebbe essere il punto di non ritorno nel crinale di violenza e instabilità di quella regione. L'Italia farà la propria parte, continuerà a fare la propria parte, ma c'è bisogno di sottolineare con grande determinazione e intensità in questa prestigiosa sede, in questo alto consesso, che il rischio di una progressiva frammentazione della Libia e le conseguenze negative che ne scaturirebbero per l'intera regione del Nord Africa sarebbero esiziali per la pace e la stabilità dell'intera regione. Noi siamo impegnati a sostenere una Libia solida e stabile e continueremo a lavorare con il rappresentante speciale del segretario generale in Libia, con la nostra ambasciata che è tuttora aperta, ma vogliamo dire con grande determinazione che la situazione in Libia deve essere una priorità per tutti. Deve essere una priorità per chi oggi si avvia alla discussione sulla minaccia terroristica rappresentata non soltanto in Medio Oriente, con la consapevolezza che l'Isis, è stato detto in modo molto forte anche ieri, non è semplicemente la minaccia terroristica in una determinata regione. Ma è il rischio per l'intera comunità delle donne e gli uomini che si vogliono definire umani. Noi non siamo di fronte all'espressione di una religione. Le religioni possono essere la benzina per il fuoco del conflitto o possono essere acqua per lenire le ferite. Noi crediamo che l'ISIS e la minaccia che essa rappresenta non sia minimamente riconducibile a un conflitto di religione. E diciamo allo stesso tempo con grande forza che chi di noi ha avuto la responsabilità o la fortuna, lasciatemela dire con una provocazione, di visitare un campo profughi come è accaduto a me nella seconda metà di agosto a Erbil, in Iraq, nella regione del Kurdistan, si rende conto che davanti allo sguardo smarrito di tante vittime del fanatismo non possiamo restare inerti. Vedere un cooperante internazionale che ti, fa, che ti mostra il telefonino e nel telefonino ci sono le immagini di bambini che sono stati uccisi, fucilati a un muro. Raccontare, Sentirsi raccontare le immagini di giovani donne costrette in casermoni nel centro di Mosul a soddisfare tutti i desideri di violenti terroristi nel silenzio e nella impotenza. Pensare a ciò che accade ai giornalisti e agli ostaggi richiede da parte nostra una capacità di dire le parole che vanno dette. È in corso un genocidio. E noi di fronte a questa attività sappiamo che soltanto la comunità internazionale unita potrà vincere la battaglia della civiltà. Ecco perché ho detto ieri al Presidente Obama che la coalizione internazionale potrà contare sul sostegno italiano per eliminare la minaccia posta dall'Isis. E continuo a insistere sul fatto che l'impegno del nostro Paese in tutte le regioni, in tutte le aree, della regione sarà determinato e mi auguro determinante. L'Italia ha contribuito e continuerà a contribuire in Libano con i nostri militari, con il loro impegno a sostegno della missione di pace delle Nazioni Unite dispiegata nel sud del Libano. E colgo l'occasione di cuore per ringraziare quelle donne, quegli uomini che dal Libano all'Afghanistan, vestendo la divisa del nostro Paese, assicurano. Un impegno concreto per dimostrare stabilità e pace. Ma contemporaneamente so, sappiamo, che non ci sarà pace nella regione finché quella che veniva chiamata la pace dei figli di Abramo da un grande profeta del pensiero politico in Italia, Giorgio Lapira, quella che veniva chiamata la pace di Abramo, dei figli di Abramo, non metterà finalmente fine all'irrisolto conflitto tra palestiniani e israeliani. Noi non ci stancheremo di domandare pace per Gerusalemme e il cessate, fuoco, il cessate del fuoco a Gaza sarà consolidato e rispettato soltanto se tutti saremo consapevoli del diritto dello stato, della soluzione dei due Stati, del diritto per il popolo palestinese di avere finalmente una patria e di quello che voglio dire e ripetere qui. Non è soltanto un diritto, ma è un dovere per Israele di esistere. Il dovere di Israele di esistere per la storia, per la memoria, per l'innovazione, per la democrazia e per la libertà che quel popolo mostra costantemente. Tutta la comunità internazionale deve sostenere questo processo e le parole devono essere chiare in quest'Aula in cui in passato qualcuno ha osato mettere in discussione il diritto all'esistenza di Israele. È il dialogo, è la politica che può scongiurare di ricadere oggi in dialettiche da guerra fredda. Pensavamo di essersi messi alle spalle quella stagione e invece la tensione ai confini orientali del, dell'Ucraina rischia di mettere a repentaglio la più grande conquista raggiunta dal processo di integrazione europea. Un continente di pace e stabilità. Mai si era avuto un periodo di pace così lungo come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in Europa. Ma la crisi in Ucraina ci pone di fronte a sfide inaspettate. Io credo che stiano insieme i due principi fondamentali: il diritto del popolo ucraino di vedere riconosciuta l'unità del proprio territorio di fronte a una aggressione che ne ha violato l'integrità. E contemporaneamente auspico il superamento delle tensioni con la federazione russa, che mi auguro possa tornare a esercitare il ruolo di attore globale di cui la comunità internazionale ha necessità. Un grande esperto di politica del tempo del Rinascimento, nel mio paese diceva, era Niccolò Machiavelli, sapere nella guerra, conoscere l'occasione e pigliarla. Giova più che nessuna altra cosa. L'espressione di Machiavelli ci fa capire che in questo momento l'accordo di Minsk costituisce una grande occasione nella guerra in corso in Ucraina e c'è bisogno di prenderla per il popolo ucraino e per la comunità internazionale. Dialogo e riconciliazione sono indispensabili strumenti in Sudan, in Somalia, nella regione centroafricana. Sono il punto di forza della nostra comunità di fronte alle difficoltà che emergono nuove, a partire dalla sfida rappresentata dal virus dell'Ebola e delle sue drammatiche conseguenze umanitarie, sociali ed economiche. L'Italia sta facendo la propria parte e continuerà a farla sulla base della leadership ispirata dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, che ringrazio per la tempestività dell'intervento. Ma voglio anche sottolineare che la politica, è l'unica strada, l'unica strategia in un anno, il 2015, che iniziamo, in un anno questo delle Nazioni Unite, all'insegna di sfide intriganti e difficili. La sfida per una nuova governance mondiale della rete, di cui ieri ha parlato la Presidente brasiliana. La sfida di riuscire finalmente a fare un grande investimento sull'uguaglianza di genere a smettere di considerare una notizia quando una donna assume un posto di responsabilità. E io, orgoglioso e fiero del mio governo, per la prima volta nella storia italiana composto per metà da donne, sono felice ed entusiasta di dire che non mancherà mai l'impegno per i ruoli di responsabilità nei paesi in cui è più forte la presenza femminile, ma soprattutto la battaglia perché giovani donne possano essere libere nei paesi in maggiore difficoltà e nei paesi in via di sviluppo. E ancora, come non sottolineare come il 2015 sarà un anno particolarmente importante e significativo per la lotta contro le discriminazioni religiose. Tutte le minoranze religiose hanno diritto di essere difese. Lasciatemi esprimere una parola, mai come in questo periodo tanti cristiani sono stati uccisi in ragione della loro fede e mai come in questo periodo emerge una sottovalutazione di questo che è un autentico dramma del nostro tempo. Abbiamo bisogno, in particolar modo, all'interno della comunità e del contesto internazionale, di affermare con forza le ragioni dell'uguaglianza e del rispetto e della tolleranza che per noi Italia sono particolarmente vere quando parliamo di pena di morte. Ecco perché la sessione dell'Assemblea Generale che ci troviamo a inaugurare coincide con la presentazione di una nuova risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali. Voglio sperare che cresca il fronte dei paesi che hanno scelto di sostenerla e permettetemi di dire che sono particolarmente emozionato nel portare la voce dell'Italia, un Paese che ha sempre combattuto a livello di governo e a livello di organizzazioni nazionali non governative, per riuscire ad affermare questa come una priorità. Nella mia vita mi è capitato di fare il sindaco di una città, Firenze, da cui per la prima volta nella storia si è decisa l'abolizione della pena di morte. Scendendo le scale di Palazzo Vecchio, un araldo portò l'annuncio che in quello Stato, nel Granducato, la pena di morte era abolita. Non aggiungiamo barbarie alle barbarie. Chiedo a tutti gli Stati di unirsi a noi in questa battaglia che è una battaglia di civiltà. E ancora il 2015, anno così importante per l'Expo di Milano, per il convegno, la conferenza di Parigi sul clima di cui abbiamo discusso due giorni fa, per gli appuntamenti che richiamano la necessità di una svolta anche nella discussione sulla riforma del Consiglio di Sicurezza. Sapete che tutti noi siamo convinti che vada reso maggiormente efficace e rappresentativo e trasparente in grado di rendere conto a tutti i membri della comunità internazionale. Ma le opinioni sul come raggiungere questo obiettivo continuano a divergere. Per ridurre la distanza tra i diversi modelli di riforma, il gruppo Uniting for Consensus, di cui fa parte il mio Paese, continua a ritenere che la creazione di nuovi seggi permanenti nazionali comprometterebbe il raggiungimento dell'obiettivo e ribadisce la disponibilità a trovare soluzioni di compromesso, di alto compromesso. Signori delegati, credo che sia. Davvero importante che tutte queste sfide siano però racchiuse nella più grande sfida che noi abbiamo di fronte. Che è una sfida che deve vedere tutti noi impegnati in prima linea. Non ci sarà pace, non ci sarà libertà, non ci sarà rispetto se la comunità internazionale non metterà al centro della propria strategia un grande, gigantesco investimento educativo sulla scuola, sull'educazione sulle università, sulla capacità di andare casa per casa, villaggio per villaggio, piazza per piazza, a dire che la più grande arma per affermare i valori di pace e libertà è l'arma dell'educazione, è l'arma della cultura, è l'arma del capitale umano, è l'arma dell'investimento sulle persone, sulle storie, sulla libertà delle singole donne e dei singoli uomini. Ecco perché io credo che... Stiamo vivendo una stagione difficile, ma stiamo vivendo una stagione in cui è necessario, torno alle parole del segretario Ammarskjöld, dire sì al futuro. Diceva il segretario generale delle Nazioni Unite Ammarskjöld, se non c'è dato scegliere la cornice nella quale ci muoviamo, la cornice del nostro destino, ciò che vi mettiamo dentro è nostro, totalmente nostro. Non c'è dato, gentili colleghi, dato, non c'è data la possibilità di scegliere la cornice del nostro destino. Viviamo una stagione di minacce e di problemi, eppure ciò che possiamo inserirvi è totalmente nostro. In questa cornice, che è la cornice del nostro destino, possiamo tornare a ispirare valori educativi di libertà e di pace a condizione di essere coerenti con la nostra storia e innamorati del nostro futuro. Grazie e buon lavoro. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Republic of Italy for the statement just made. I request protocol to escort His Excellency.